Siamo alla Fondazione Giorgio Cini Venezia per il convegno internazionale sul famoso regista e drammaturgo Luigi Squartina. La professoressa Maria Ida Biggi, curatrice della manifestazione, ci descriverà l'evento. Grazie. Allora, questo lavoro. Dedicato a Luigi Squarzina è eh, diciamo, derivato dal fatto che il maestro, eh, prima, poco prima di morire, ha deciso di donarci la sua biblioteca, la sua intera biblioteca, che è costituita da eh, più di 4.500 volumi e eh, che costituisce appunto una documentazione straordinaria della vita. Teatrale e spettacolare in generale dell'Italia del secondo dopoguerra. Quindi, per ricordare questo maestro italiano a due anni dalla scomparsa, abbiamo deciso, insieme all'Accademia Nazionale dei Lincei, di organizzare queste tre giornate di studio in cui ehm, saranno presenti molti eh, docenti di storia del teatro italiani e stranieri. Eh, molti artisti che hanno collaborato con il maestro. Sia negli spettacoli di prosa che negli spettacoli di lirica, e eh, abbiamo confezionato una manifestazione appunto, che si sviluppa in tre giornate. Dalla mattina, circa alle nove e mezzo fino alle 5 di pomeriggio, ci, saranno, ci sarà una sequenza di interventi appunto, che ricostruiscono la sua figura di studioso, di drammaturgo e di regista. Poi, dalle 5 e mezza in poi, invece, ci, saranno, ci sarà il momento delle testimonianze. Quindi ci saranno attori come Antonutti, Zanetti, Solenghi, Erika Blanc o la Mannoni che leggeranno dei testi proprio scritti da eh, Luigi Squarzina, quindi dei pezzi di, del teatro che lui ha eh, scritto. Eh, poi invece ci saranno delle testimonianze di suoi collaboratori, per esempio Gabriele Lavia, Um, ci sarà Agostinucci che è stato uno scenografo che ha collaborato con lui, ci sarà Scabbia, eh, ci sarà Trezzini per esempio che è stato un suo collaboratore al Dams. Perché non dimentichiamo che Squarzina è stato tra i fondatori del Dams, cioè della prima scuola diciamo, universitaria in Italia che si è occupata proprio di studiare l'arte, il teatro e il cinema. Eh, congiuntamente a, diciamo, alle comunicazioni abbiamo pensato anche di fornire qualche informazione ulteriore perché diciamo questo questo artista è molto conosciuto agli addetti ai lavori del, di, di teatro diciamo ma forse poco ai giovani quindi abbiamo mm, grazie anche proprio alla media partner con, Rad, con la Rai in particolar modo con la eh, Radio 3 ma anche con Rai Teche, abbiamo organizzato una saletta dove è possibile eh, ascoltare e vedere eh, alcune audio registrazioni e anche video registrazioni di spettacoli di Squarzina. Poi abbiamo fatto una piccola mostra eh, negli spazi diciamo, che la Fondazione Cini mette a disposizione per queste eh, piccole esposizioni. Eh, grazie all'aiuto di due scenografi appunto, che hanno collaborato in maniera abbastanza continuativa e intensa con il maestro Squarzina. Quindi prima Pierluigi Pizzi e poi Agostinucci. Giovanni Agostinucci, che è stato diciamo, lo scenografo dell'ultima dell parte della, della vita professionale di Squarzina, in particolar modo per quello che riguarda il teatro musicale, il teatro d'opera e quindi un teatro che aveva bisogno di un apparato scenico ricco, di costumi disegnati, insomma, quindi questa mostra ci dà anche una immagine visiva di quello che è stato il teatro di Squarzina appunto negli anni, dagli anni diciamo 80-90 fino ai primi anni del 2000.